Quest'anno il Giubileo dei Facchini si è aperto con il trasporto del corpo di Santa Rosa dal monastero alla nostra chiesa cattedrale. È stato un evento che ha coinvolto al di sopra di ogni aspettativa veramente l'intera città di Viterbo ed è stato un ulteriore segno della devozione profonda dei viterbesi per la loro patrona e anche della gratitudine verso l'intero sodalizio di Fuori. Per tutto questo diciamo convinti con entusiasmo, Signore grazie, Santa Rosa grazie, città di Viterbo grazie. Ora riportiamo il corpo della nostra patrona nel suo monastero e immaginiamo, lo chiedo a tutti, di
accompagnarla, di ripercorrere con lei, come nel 1850, le strade della nostra città, di ripercorrere con lei questa giovane ragazza vestita di un sario, con i capelli tagliati, crocifisso in mano, che girava per Viterbo dicendo: lasciatevi amare dal Signore, ha dato la vita a me. Insieme diceva: siate uniti, solidari, perché se siete uniti caccerete l'invasore, se siete divisi non avremo mai la libertà. Ecco, accompagniamo Santa Rosa in questo ripercorrere la sua città di Viterbo. Sentiamo il suo invito: lasciatevi amare da Dio. Il crocifisso ci fa toccare con mano l'amore di Dio, un amore che si è accolto, ed è la sfida che Santa Rosa ci rivolge: scalda e cambia la vita. Oggi viviamo come se Dio non esistesse. E, oppure, se ne ammettiamo l'esistenza, non lo facciamo entrare nella nostra vita. Lo chiedo per me, vorrei che ce lo chiedessimo. L'orizzonte è solo quello terreno, le attese sono quelle materiali. Di fronte al crocifisso, ci ricorda Santa Rosa, proviamo a vivere come se Dio esiste. Era un po' l'invito di Papa Benedetto. E vedremo cambiare la vita nel suo significato e negli orizzonti vasti che vengono. L'amore di Dio ci assicura che Lui è accanto a noi. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E questo amore di Dio, che rimane sempre accanto a noi, è fonte della nostra gioia e della nostra speranza, nonostante le apparenze dell'esistenza terrena. La vita non è più, come diceva Marco Aurelio, condanna alle stesse effimere cose, la fatica della routine quotidiana, che viene espressa in un magnifico racconto dei padri della Chiesa. Un monaco vide un uomo che trascinò un pesante carrello e gli chiese: cosa fai? Trasporto pietre. E lo aveva detto con la pesantezza dell'uomo. Poco più avanti, un altro uomo, con lo stesso carrello, sempre con le pietre che trasportava, pesante. Che fai, tuo uomo? Mantengo la mia famiglia. Ancora più avanti, un terzo uomo con lo stesso carrello pesante. Tu che fai? Costruisco una casa di riposo per gli anziani, o se volete, mandando un saluto solidale ai nostri fratelli colpiti dal terremoto, potremmo dire: ricostruisco una casa di amatrice. La vita è la stessa, ma diviene non più routine e condanna le stesse effimere cose, ma avventura d'amore, accolto quello di Dio per noi e donato il nostro agli altri. Un'avventura d'amore capace di farci prossimo ad ogni uomo, solidali con chi soffre e vicini ad ogni persona, sola e triste. Un'avventura d'amore Massimo, capace Massimo. Di dare speranza
ad un mondo dilaniato dai conflitti, da una terza guerra mondiale a tappe, come ci ricorda Papa Francesco, che rischia di distruggere tutti o di porre tutti in una situazione di insicurezza. Santa Rosa ci ricorda, e abbiamo il suo corpo in mezzo a noi che parla, e ce lo ricorda con appassionato ardore. Vivete come se Dio esiste e troverete in Lui la gioia e il calore del cuore, lo slancio di un impegno rinnovato per il bene della nostra Chiesa e della nostra comunità civile. L'invito, ascoltiamo la sua voce. E così sia. Ci disponiamo ora. Evviva Santa Rosa! Evviva! Ci disponiamo ora per la processione. Aprono le associazioni. Partono per primi gli angeli del soccorso di Viterbo. Dopo gli angeli del soccorso di Viterbo si prepara il CISOM, i volontari dei Cavalieri di Malta. Subito dopo i Cavalieri del soccorso di Viterbo. Seguono i Cavalieri del soccorso di Vitorchiano. Seguono poi l'unità cinofila da soccorso di Viterbo. Segue poi l'Associazione Nazionale Carabinieri. Potete scorrere. Dopo l'Associazione Nazionale Carabinieri segue la Croce Rossa. Dopo la Croce Rossa si prepara la Misericordia. Dopo la Misericordia si prepara la Protezione Civile e subito dopo la Procivi. Poi il Tushavi Protezione Civile. E il Gruppo Nazionale di Protezione Civile Viterbo. Ed infine l'Associazione AOP FAUL. Seguono ora i mini facchini.
Dopo la confraternita di San Giuseppe parte la confraternita di Santa Maria della Guercia. Dopo la confraternita di Santa Maria della Guercia parte l'arciconfraternita del Gonfalone. Vescovo, il corpo di Santa Rosa, e subito dopo il corpo i facchini, e dopo i facchini le autorità. Thank you.
Thank you.